Che cosa fareste se vi imbatteste in un bambino che vive per la strada? Aiutare gli altri è un comportamento umano sociale e molto importante per raggiungere l'equilibrio nella società e tra le persone, ed è per questo che dovremmo sempre aiutare gli altri. E i bambini che vivono per la strada sono quelli che sicuramente hanno più bisogno del nostro aiuto. I senzatetto bambini sono un fenomeno negativo che ha catturato l'attenzione di tutti, e ormai ci sono luoghi nei paesi più poveri in cui non esiste una strada e in cui non ce ne sia almeno uno. Ci si aspetta che un genitore o un tutore di un bambino si assuma la piena responsabilità delle necessità quotidiane e della cura del piccolo, compreso il supporto emotivo e un ambiente sicuro e stabile in cui il bambino possa sviluppare la sua personalità e adattarsi agevolmente alla società. I bambini senza tetto non sono necessariamente orfani. In alcuni casi, purtroppo, si tratta solo di genitori che non li hanno voluti e li hanno mandati per strada. D'altra parte, la crudeltà e il maltrattamento sono il motivo per cui alcuni bambini invece scelgono di scappare di casa e si ritrovano per strada quando sono ancora troppo piccoli e ignari di ciò che stanno facendo. Questo è quello che è successo al piccolo Johnny, che non si è neanche reso conto di essere un senza tetto fino a quando non è stato troppo tardi. Ma fortunatamente il piccolo Johnny ha incontrato qualcuno disposto ad amarlo e a prendersi cura di lui, e la sua storia ha preso una svolta positiva. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. All'inizio della nostra storia, il piccolo Johnny aveva solo 6 anni. Sua madre Lily era una donna molto bella e impegnata, aveva un'azienda che produceva cosmetici e dedicava poco tempo al figlio e al marito, Artem, il padre di Johnny, anche lui un instancabile lavoratore. E così il piccolo Johnny veniva cresciuto dalla tata, una donna con cui aveva legato molto di più che con i suoi stessi genitori. La tata, tuttavia, non si prendeva cura di lui in modo appropriato, e quel fatidico giorno ne è la prova. Un giorno, Johnny era a passeggio con la sua tata quando questa si era accorta di aver dimenticato il telefono a casa. Erano ancora vicini, erano usciti da pochi minuti, e così pensò di lasciarlo lì ad aspettare mentre lei tornava indietro a recuperare il telefono. «Non muoverti da qui, torno subito», gli disse. Ma quando fece ritorno, il piccolo non c'era più. La tata lo cercò per ore prima di arrendersi e chiamare i genitori del bambino. I due si precipitarono lì, raggiunti poi dalla madre di Artem, che diede la colpa di tutto a Lily. «Non ti sei mai presa cura di tuo figlio! È solo colpa tua se ora Johnny è scomparso!» le urlò. «Pensi solo ai tuoi soldi e al tuo lavoro! Sei una madre pessima! E guarda cosa hai finito per combinare!» Lily era a pezzi. Artem cercò suo figlio per giorni, ma sembrava che il piccolo Johnny fosse svanito nel nulla. Cosa poteva essergli successo? Stava bene. Passarono gli anni e durante quegli anni non si stancò mai di cercare suo figlio. Ora si pentiva così tanto di essere sempre stato così occupato da non poter dedicare tempo a suo figlio. Lily, invece, dopo l'incidente iniziò a soffrire di patologie cardiache. Era terrorizzata dall'idea di aver perso Johnny per sempre e non sapere come stesse o almeno se fosse vivo. La cosa la uccideva. Ogni giorno pregava Dio di aiutarli a ritrovare il loro amato figlio, e ogni giorno Artem tornava a casa senza nessuna buona notizia. Il bambino, dall'altra parte, ha vissuto momenti difficili, ma non sono durati a lungo, fortunatamente. Mentre la tata era tornata indietro a prendere il suo telefono, Johnny aveva notato dei bambini giocare a palla dall'altra parte della strada. Con l'innocenza di un bambino della sua età, aveva attraversato e si era unito a loro e li aveva seguiti quando pochi minuti dopo si erano spostati al parco. Aveva solo 6 anni, non poteva sapere cosa stava per succedere quando ha disubbidito alla tata, ma dopo ore, una volta finito di giocare, si era reso conto di ritrovarsi improvvisamente in un luogo che non conosceva e da cui non aveva idea di come tornare a casa. Aveva cominciato a camminare per le strade e si era allontanato sempre di più da casa. La gente che lo incontrava gli chiedeva da dove venisse o cosa gli fosse successo, ma lui non sapeva come rispondere. Alla fine, affamato dopo ore di camminata, aveva visto un ristorante ed era entrato. Il proprietario l'aveva immediatamente aggredito, convinto che fosse uno dei tanti bambini senza tetto che popolavano la città e sbraitava per farlo allontanare. Quando un angelo è corso in suo soccorso.
Annika era una giovane di soli 23 anni che lavorava come donna delle pulizie nel ristorante. Aveva gravi problemi economici, ma quando aveva visto come veniva trattato Johnny, non poteva restare in silenzio. «Ti supplico, dagli qualcosa da mangiare!» disse al proprietario del ristorante e suo datore di lavoro. «Lo pagherò io!» Tutti i clienti rimasero a bocca aperta nel vedere il gesto della ragazza e l'uomo, messo con le spalle al muro, alla fine acconsentì. Annika e Johnny si sedettero e mangiarono insieme. Annika era intenerita dal bambino, le ricordava il suo fratellino morto anni prima, dopo aver vissuto per strada per mesi. Chiese a Johnny da dove venisse, dov'era la sua casa e che cosa fosse successo a lui e ai suoi genitori, ma Johnny non rispondeva. Alla fine del turno Annika sapeva di non poter permettere che il piccolo tornasse per strada e così lo portò a casa con sé. Aveva deciso che, anche se non aveva potuto aiutare suo fratello, avrebbe potuto aiutare Johnny. I due passarono insieme più di 3 anni. Johnny cresceva sereno, nonostante i seri problemi economici della sua sorella maggiore, e Annika era felice di vederlo crescere. Con 2 bocche da sfamare le cose erano senza dubbio più difficili, ma la ragazza era contenta di aver fatto del bene. Aveva salvato Johnny dalla strada, tutto il resto non le importava. Gli anni passavano, Artem non si dava pace, Lily continuava a pregare e Johnny e Annika vivevano tranquilli e felici all'insaputa di tutto. Ora che il figlio stava per compiere 10 anni, Artem e Lily decisero di fare un annuncio pubblicitario in televisione per ritrovare il loro amato figlio. Era la loro ultima spiaggia. Una sera, Annika era tornata stanca morta dal turno di lavoro. Era gettata sul divano, aveva acceso il telegiornale e con sua grande sorpresa aveva visto la fotografia di un bambino che somigliava moltissimo al suo Johnny. Accanto alla foto c'era scritto: «Chiunque riesca a trovare il nostro piccolo Johnny, chiami per favore questo numero, firmato mamma e papà». Annika non ha esitato un attimo a fare la cosa giusta e ha preso immediatamente il telefono tra le mani. Sapeva che la sua vita stava per cambiare, ma non avrebbe mai potuto immaginare come. Quando Artem e Lily incontrarono Annika e Johnny, la famiglia si riunì subito, scambiandosi un lungo e intenso abbraccio. I genitori, commossi, ringraziarono la ragazza per tutto ciò che aveva fatto per il loro amato bambino, le offrirono una grande ricompensa e le dissero che era sempre la benvenuta in casa loro. «Non ti ringrazieremo mai abbastanza per aver aiutato il nostro bambino», le dissero. È facile essere intimiditi dalla frase «aiutare gli altri». Probabilmente ti fa venire in mente grandi progetti come il volontariato in caso di emergenza o compiti faticosi come aiutare i vicini a fare il trasloco. Aiutare gli altri può sembrare un lavoro estenuante, soprattutto quando ti stai concentrando sui tuoi obiettivi. E sì, alla fine ci vorrà tempo ed energia per allontanarti da te e dalla tua strada verso il successo. Tuttavia, gli atti di gentilezza, senza riguardo per ciò che ottieni in cambio, troveranno sempre il modo di ripagarti, proprio come è successo ad Annika. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia, ciao!